Let's go, ladies and gentlemen, and welcome back to the MLG Studio. No, scherzo, benvenuti alla Powerhouse, qui in mia compagnia, dove commenteremo la nuova patch di Black Ops 3 uscita proprio ieri, proprio prima del nuovo DLC, del secondo DLC. E in questo caso avevo già predetto questo, diciamo, cambiamento, il fatto che avrebbero sicuramente fatto qualcosa agli SMG e anche ad alcuni R. Questa era una patch che David Bonderer sperava molto di fare, in cui cercava di dare un bilanciamento ancora migliore alle armi. E in questo caso lo andremo subito a trattare. Sono qui con la pagina del supporto dell'Activision, dove c'è ovviamente la patch, in questo caso l'ho presa per Play 4, ma non vi preoccupate, Play 4, Xbox One non cambia tanto, ci sono solamente degli aggiornamenti, delle patch in più per alcuni bug, fix e glitch che ci sono, eppure per PC. Comunque, i cambiamenti ora li andiamo a vedere. La prima cosa che vi voglio dire però è che oggi mi potrete vedere in streaming a giocare il nuovo DLC con i subscriber, a provare le nuove armi con i subscriber, quindi let's go, ci becchiamo dopo anche in streaming. Ma andiamo subito a vedere quelli che sono, diciamo, i cambiamenti di questa patch. Per prima cosa, general gameplay, via, non ci interessa. Andiamo a vedere subito i perk. In questo caso, alzare la posta. Scusatemi ragazzi se ogni tanto alcuni nomi dei perk, specialità eccetera eccetera, non li dico nel modo giusto in italiano, ma sono un pochino, mi scordo a volte, gioco parlando sempre con persone inglesi eccetera eccetera, quindi scusate. Comunque, alzare la posta è quella specialità che vi fa iniziare con un bonus per la serie di punti. In questo caso vi dà un bonus di 100, vi dava un bonus di 100, in questo caso è stato aumentato di 50 arrivando a 150, quindi ogni volta che entrerete in gioco avrete un bonus di 150 restrick ogni volta che prenderete una streak. Oltre a questa, sono state cambiate molte cose agli specialisti. In questo caso, prima di tutto, è stato ridotto il tempo che ci si mette a guadagnare uno specialista in impostazione. Praticamente ora, per prendere una specialità in impostazione, è stata ridotta la velocità, in questo caso reduced earn rate, vuol dire ridotta in questo caso la velocità con cui si prende questo specialista in impostazione, quindi ora ci vuole un pochino di più. Per quanto riguarda il Reaper, il minigun, il robottino col mitraglione, come volete chiamare, è stata ridotta la precisione quando si spara senza zoomare, senza mirare. Questa qui è una cosa giusta secondo me, perché comunque uno specialista molto forte, tante volte molti giocatori riescono a clutchare tranquillamente perché tutti i colpi vanno sempre dritti. Oltre a questo, è stato fatto anche un altro cambiamento: sono state ridotte le munizioni da 120 a 100, forse è giusto perché il Reaper è veramente forte, grazie a quello si possono fare 6-7 kill pure di fila se uno è molto bravo, specialmente in pubblica. Per quanto riguarda l'Outrider, cioè l'arco dello sparro, praticamente è stato aumentato la velocità con cui si prende l'arco in mano quando si attiva, la velocità con cui si mira, è stata aumentata anche la velocità con cui si riprende l'arma in mano dalla corsa, e in più sono state aumentate le munizioni da 8 a 10. Per quanto riguarda lo Spectre, praticamente quando utilizzavate la modalità Reaper, in questo caso per accoltellare, voi l'attivavate e cercavate di uccidere qualcuno ma venivate uccisi, ora perdete meno potere, quindi potete riacquisire lo specialista più velocemente. Non so se ci avete fatto caso, quando morite che state attivando lo specialista perdete una parte, in questo caso ancora di meno con lo Spectre e Reaper attivato. Per quanto riguarda Ruin, è stata aumentata la velocità con cui si prende Overdrive. Per quanto riguarda Nomad, è stata aumentata la velocità con cui si prende Rejake. Poi per quanto riguarda Reaper, è stata aumentata la velocità con cui si prende Psicosis. Firebreak invece è stata ridotta la velocità con cui si prende Heatwave, ondata di calore. Poi per Battle invece è stata ridotta la velocità con cui si prende Corazza Cinetica. Secondo me giusti questi cambiamenti, perché potrebbero cambiare qualcosa a livello di meta nel competitive, dato che molti di questi, ok, va bene, Nomad non si usa tanto, Spectre nemmeno, il Ruin viene sempre bannato su Uplink CTF, però magari potremmo vedere questi specialisti venire usati di più e meno, in questo caso ondata di calore e corazza cinetica, che sono secondo me alcuni degli specialisti più importanti e basilari a livello di competitive. Per quanto riguarda le armi, ragazzi, questi sono tutti i cambiamenti, cioè non so se vedete, guardate quanta roba. Comunque andiamo subito a vedere i cambiamenti, perché qua ce n'è veramente tanto da parlare. Iniziamo con le mitragliette, in questo caso con il CUDA, seguiamo quello che c'è scritto. È stato ridotto nella modalità veterano la portata in cui si uccide con un colpo, quindi ora ovviamente si ucciderà da una distanza minore con un colpo. Per quanto riguarda il mirino laser, Soccuda darà un bonus in più, sarà molto più piccolo in questo caso sul CUDA rispetto agli altri SMG. Un'altra cosa importante che questo bisogna dire
ed è stato cambiato solamente su alcuni SMG. Praticamente, quando voi mirate, non so se ci avete fatto caso, quando vi state muovendo e sparate, il vostro personaggio rallenta un pochino, non va alla velocità con cui si muove quando state mirando. In questo caso è stata ridotta la velocità di movimento quando mirate con il CUDA, ma allo stesso tempo non perdete più velocità quando mirate, quindi quando state sparando. In poche parole, quando sparate la velocità sarà quella a cui state mirando in quel momento, non rallenterete più. Per quanto riguarda il VMP è stato fatto lo stesso cambiamento sulla velocità: praticamente quando state mirando vi muoverete ora un pochino più lentamente rispetto a prima, ma ora non perderete più questa velocità, comunque rimarrete a una velocità costante. Quando sparerete vi muoverete mirando. Secondo me è molto carina questa cosa, specialmente se si usa calcio regolabile. Questa patch è stata fatta proprio per chi usa calcio regolabile, perché comunque rendeva gli SMG veramente, ma veramente forti. Poi andiamo avanti, andiamo a vedere il Weevil. Ecco, quest'arma mi aspettavo qualche cambiamento. Allora, per prima cosa è stato non ci sta più una penalità quando si mira con quest'arma mentre si spara. Praticamente se voi sparate non vi si rallenterà più l'omino, quindi secondo me è buona come cosa. È stata aumentata la velocità di mira, questa qui è una cosa curiosa, perché sono curioso di vedere quanto è stata aumentata, se è veramente più veloce. Comunque prima era average, diciamo, era nella media comunque il Weevil degli altri SMG, ora vedremo. Ora è stata aumentata anche la velocità con cui si riprende questa arma dalla fine della corsa, quindi quando voi premete il tasto per sparare mentre siete in corsa o mirate o vi fermate. In più è stata aumentata la portata in cui si uccide con 5 colpi di questa arma, e sono anche curioso di provare questo, magari come è cambiato, cioè se è veramente una distanza molto più grande o un cambiamento minimo di qualche metro. Per quanto riguarda il Vesper, tutti qua, il Vesper è inutile, il Vesper non si può usare. Beh, è stato fatto un cambiamento perché era diventato veramente inutile, non si vedeva più sia nelle partite competitive ma anche in pubblica, perché il cambiamento è stato veramente radicale. Per prima cosa è stata rimossa praticamente quando voi sparate, questo è un cambiamento che è stato fatto penso a tutti gli SMG da quello che vedo, praticamente quando voi sparate non avrete sugli SMG più questo rallentamento del personaggio, quindi quando mirate sparate, quando sparate senza mirare eccetera eccetera, il vostro personaggio avrà sempre quella velocità costante. È stato aumentata la velocità con cui si mira con il Vesper, è stata aumentata la velocità con cui si recupera quest'arma dopo la corsa, e in più è stata aumentata l'abilità di controllare il rinculo, dato che prima il rinculo era incontrollabile. Sono curioso di vedere se è aumentata di bene, cioè se è usabile ora con questo aumento del rinculo, perché di controllo del rinculo, perché come avete visto prima avevano aumentato tantissimo il rinculo e non era più controllabile nemmeno con calcio. Si poteva fare con il trucchetto che vi avevo insegnato di farlo in salto, ma ora vedremo. Per quanto riguarda il faro, è sempre la solita rimozione della velocità quando si spara, e in più è stata aumentata la velocità con cui si mira. Per quanto riguarda il Razorback, è stato fatto lo stesso cambiamento, quello della velocità quando si spara, basta, non lo ripeto più. E in più è stato aumentato il range dove si uccide con 4 colpi con quest'arma, quindi ora quest'arma ucciderà con 4 colpi a una distanza più grande. Questo l'hanno fatto perché il Razorback non è molto usato come arma, è molto skippato, questo nella modalità standard. Quindi magari questo è per incentivare i giocatori a usarlo, perché come vi ho già detto in un video, il Razorback è una delle armi più forti da lontano ma più scarse da vicino. Comunque andiamo poi a vedere l'ultimo cambiamento, che è stato ridotto la portata dove si uccide con un colpo con Razorback, perché molti avete visto che comunque in veterano il Razorback è una delle armi più forti in assoluto. L'HG40, beh, è stato aumentato la portata di dove uccide con 3 colpi, ma è un'arma del DLC, non so quanto, delle casse, non so quanto vi possa interessare. Per quanto riguarda i fucili d'assalto, bene, vediamo qui cosa diavolo è successo. Allora, praticamente sull'HVK30, l'HVK30, praticamente è stata aumentata la velocità con cui si recupera l'arma dopo la corsa, è stata aumentata la stabilità dell'arma, è stato aumentato il controllo del rinculo. Ecco, questa è un'arma che voglio assolutamente provare, ragazzi, sono curioso. L'ICR è stato aumentato il controllo del rinculo, ma penso che questo si riferisca alla patch scorsa, quindi non lo prendete come per vero perché è già preciso di suo. Per lo shiv è stato aumentato la velocità con cui si mira, è stata aumentata la stabilità del flinch, quindi se vi spareranno ora rinculerà molto di meno lo shiv. Questa cosa mi piace, non vedo l'ora di provarlo, sapete quanto mi piace lo shiva. In più questo è un cambiamento strano, l'ultimo punto dello shiva: il rapid fire ora funziona più propriamente. Cosa vuol dire? Come funziona? Lo vedremo oggi sicuramente in streaming, lo proverò, quindi non vi preoccupate, sono qua per voi per provare queste cose, chissà magari è tornato in falda. Ora vedremo. Comunque, MX Garand è aumentato il radio di fuoco e ora è diventato migliore, quindi performa meglio con il rapid fire. Per quanto riguarda gli shotgun, e qua Tigre che corre si sta già sfregando le mani, praticamente è aumentata la portata con cui si uccide con un colpo col KRM262. Per quanto riguarda l'Aimaker 12, la portata con cui si uccide con 3 colpi è aumentata. E infine con l'Argus, quando si
quando non si mira si spara quindi in hipfire, scusatemi. Ora la portata dell'arma è aumentata, quindi ora è cioè quando sparerete senza mirare più difficilmente ci vorranno due colpi, quindi con un colpo ucciderete più volte. Ora quando sparerete senza mirare con l'Argus, che era uno dei problemi di quest'arma secondo me quando ho provato ad usarla, l'avete vista nel mio video che ho fatto la nuclear con quella, praticamente a volte sembrava come che sparavi senza mirare, non uccideva, non aveva senso perché comunque le crocette sono molto piccole. Oltre a questo andiamo a parlare delle mitragliatrici leggere. Io le odio, però ne dobbiamo parlare perché ci sa sicuramente chi le usa. Allora, praticamente è aumentata la velocità di quando si rilascia il grilletto sinistro, cioè il grilletto della mira. Mi stava cadendo il joystick, lo stavo per spaccare, un altro joystick. Poi, oltre a questo, sul BRM è aumentato il rinculo. Per quanto riguarda il dingo, ok, praticamente ora quando si spara senza mirare col dingo, i colpi vanno un pochino più verso il centro, quindi più raggruppati, una rosa più raggruppata. Scusate, quando si mira e voi sparate, praticamente i proiettili vanno ancora più dritti e precisi, e in più è stata aumentata, come ho già detto prima, la precisione in hipfire, quindi non capisco questo cambiamento per rendere un'arma già forte ancora più forte. Per quanto riguarda il Gorgon, sempre la stessa cosa che ho detto prima, praticamente ora quando toglierete la mira sarà più veloce a recuperare l'arma, è stata aumentata l'abilità di controllare il rinculo del Gorgon, non che ci volesse tanto a controllare il rinculo del Gorgon, sinceramente. Poi sciotta con due colpi, vabbè. Poi è stato aumentato il danno pure attraverso le coperture leggere, quindi muri di carta pesta, cartone, compensato, queste cose. Per quanto riguarda il 48 dredge, hanno aumentato il radio di fuoco. Ma mi prendete in giro? Oddio. Vabbè. E poi è sempre aumentata la velocità con cui quando si rilascia il grilletto sinistro e si è in mira. Non capisco, ragazzi, sono un secondo scioccato da questa cosa, perché il 48 dredge comunque secondo me è uno dei più forti mitraglioni. Aumentare ancora di più il radio di fuoco di un'arma che spara 6 colpi a raffia, quindi se mancate con un colpo ce ne avete altri 5 che entrano quando premete il grilletto, vabbè. Comunque andiamo a vedere in questo caso gli attachments, gli accessori per le armi. Allora, in questo caso il mirino laser aumenta la precisione bonus che si riceve, quindi le freccette, come le volete chiamare, le crocette di mira saranno più piccole, quindi per sparare in hipfire senza mirare. Oltre a questo, Recon, Increased Recoil Stability. Recon, ragazzi, è il mirino Recon, quello di cognizione, che vabbè, non è un cambiamento così esagerato. Il boa aumenta... Ah, questa è una cosa interessante. Il boa, che è quel mirino praticamente simile a un reflex o un mirino ole, che praticamente vi segna rosso quando c'è un nemico davanti a voi, o blu quando c'è un vostro compagno, in questo caso gli è stata aumentata la possibilità di controllare il rinculo. Questa è una cosa ottima, vorrei provarlo su alcune armi, anche se, come vi ho già detto, è più lento a mirare rispetto a un ole o un reflex. Per quanto riguarda il termico, è stata aumentata la stabilità, carina come cosa, sui cecchini vorrei vedere com'è. E poi la CPU, pure è stato aumentato il controllo del rinculo, chissà se ora è precisissimo. Per quanto riguarda le ultime cose da vedere qui per le score streak, Rolling Thunder in questo caso, lo sapete, ecco, questo è un problema. Io so cos'è il Rolling Thunder, sono quegli aerei che vengono lanciati, ne arrivano a migliaia sulla mappa, però non mi ricordo come si chiama in italiano, quindi lo vedo qua. Rombo di tuono, perfetto, ora lo sappiamo. Allora, praticamente il rombo di tuono ora è più veloce quando lo tirerete. In più sono aumentati il numero dei droni esplosivi, perché come avete visto sono praticamente dei droni che vengono lanciati ed esplodono. Anche se non ha molto senso, a me vogliono dei soldati kamikaze, pensavo all'inizio, poi ho scoperto che sono dei droni pure, perché era uno spreco di soldati. Quindi questo è il cambiamento a rombo di tuono. Per quanto riguarda i RAPS, ci sono due cambiamenti: uno è riguardante la nave che mette i RAPS, e l'altra è riguardante i RAPS stessi, le palline. La nave ora metterà più RAPS per... avete visto che la nave si muove per la mappa e scarica un numero di RAPS, ora ne metterà di più, non so quanti. E per quanto riguarda i droni, ora i RAPS stessi, le palle, ragazzi, si muovono ancora più velocemente. Cazzo, ma scherziamo, si muovono ancora più velocemente, è incredibile sta cosa. Va bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, gli altri cambiamenti non penso che ci sia da guardare qualcosa di interessante qui. Penso di avervi detto tutto, spero che abbiate capito quello che vi ho detto. Ovviamente se non c'è qualcosa di chiaro, scrivete qui sotto nei commenti, vi risponderò. Ci vediamo sicuramente in streaming, perché qua ci sono un sacco di cose che voglio provare, sono veramente curioso di questi cambiamenti, quindi chissà come sono, non lo so, non so cosa aspettarmi. Quindi ovviamente ci vediamo o sul mio canale e su Twitch per lo streaming. Io vi saluto, let's go.